Salve amici e amiche, bentornati sul mio canale. Il brano che vengo a proporvi oggi è, come al solito avete letto sotto, A mano, un brano scritto da Riccardo Cocciante e Marco Luberti nel 1978, interpretato allora da Riccardo Cocciante. Poi, durante un concerto dal vivo in cui c'era proprio Riccardo Cocciante che accompagnava Rino Gaetano, Rino Gaetano ne fece una sua versione più rocchettara, più veloce, che ebbe maggior successo di quella di Riccardo Cocciante. E questa versione non è mai stata registrata in studio, c'è soltanto la versione fatta durante questo concerto. Questo brano, come tantissimi brani, come tutti i grandi brani, è stato reinterpretato da moltissime persone: Tosca, Andrea Bocelli, Emma Marrone e tanti altri che adesso non ricordo. È un brano abbastanza semplice, diciamo, no? Un giro di do abbastanza semplice. Io farò, diciamo, l'introduzione originale, quella lenta, calma di Riccardo Cocciante, e la prima strofa la farò sempre come è, più o meno nell'originale. Dopodiché farò una versione dalla seconda strofa semplificata, con i famosi triadi, quella che dicevo io, si può semplificare, fare, accompagnare un pezzo anche soltanto con le triadi. E dopodiché alla fine farò vedere come si può fare anche quella di Rino Gaetano, che è un po' più veloce, ma gli accordi sono sempre gli stessi. Ok, adesso io vi faccio vedere, vi accendo, diciamo, l'introduzione, e poi, come al solito, dall'alto, con la telecamera dall'alto, vediamo come vado a fare questi accordi, ok? Ok, adesso dall'alto vediamo nello specifico. Ok, eccoci qua. Adesso io vi faccio l'introduzione e dopo ve la spiego. Calcolate che la prima strofa io la vado a fare nell'accompagnamento identica all'introduzione. Dopodiché passo dalla seconda strofa a semplificare con delle triadi in genere di secondo rivolto, ma comunque molto più semplice di questa cosa qui. E calcolate che si può fare tutto quanto poi con le triadi. Per chi non riuscisse a fare, diciamo, questo tipo di accompagnamento, può semplicemente accompagnarsi con le triadi, evitando l'introduzione in questa maniera, ok? Ok, qui partirebbe poi il brano sempre con lo stesso accompagnamento. Allora, come lo vado a fare questa introduzione? Parto con il pollice, alternando il pollice con queste note. Inizio con un sol, quindi re, mi, fa, mi, re, do. Poi passa al sol diesis. Re, mi, fa, mi, re, do. Dopodiché passo a la, e qui mi, fa, sol, fa, mi. Sol, sol, fa, mi, fa, mi, re. Quindi qui sempre là, vedete? Dopodiché ritorno sul sol. Re, mi, fa, sol diesis, mi. Scusate, re, mi, fa, mi, sol diesis. Quindi mi, re, do. Dopodiché là, do, re, mi, re, sol, re, mi. Dopodiché il fa diesis. Dopodiché il fa naturale, do, mi, do, re, poi risalgo sul sol. Ok, con la destra vado a fare all'inizio do, mi, mentre qui è il sol naturale. Lo tengo un pochino, non troppo, non dico che devo staccare, però neanche lo devo tenere più di tanto, a mio aiuto con il pedale. Dopodiché mi si, quindi da, do mi, mi si. Dopodiché do diesis mi.
dopodiché re e fa, dopodiché sol re, vedete, da qui io passo a re fa per non fare troppi movimenti, dopodiché di nuovo si mi, quindi dopodiché la mi, scendo, vedete, da si mi scendo alla mi e dopo scenderò sul sol mi, quindi riprendiamo da qui. Che faccio? Fa la do, fa diesis la do, dopodiché fa naturale la do e dopodiché passa al sol settima che prendo con queste tre note, fa sol e si, dopodiché inizia la canzone con lo stesso accompagnamento, quindi e a mano mano ti accorgi che il vento sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore, ti ruba l'amore. Scusate, qui ho sbagliato. Ok, non fare caso alla mia voce. Dopodiché iniziamo, quindi questa, l'accompagnamento della prima strofa è identico, perfettamente identico all'introduzione. Ripetiamo un attimo l'introduzione più velocemente, quindi do mi, si mi, do diesis mi, re fa, sol re, si mi, la mi, sol mi, fa la do, sempre fa la do ma fa naturale, sol settima, e poi semplifichiamo in questa maniera, ve lo faccio prima vedere. Sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza, non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano ti perdi e mi perdo, e quello che è stato ci sembra più assurdo di quando la notte della voce. Dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino che neanche l'inverno potrà mai gelare, può nascere un fiore da questo mio amore per te. Allora, come la andiamo a fare queste triadi? Allora, innanzitutto pensare che il brano è in tre quarti, no? Quindi quando facciamo l'accompagnamento iniziale, l'introduzione, faremo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, eccetera, eccetera. Qui la stessa cosa, solo che facciamo questo tipo di gioco, cioè partiamo con una triade di do, quindi sol, do, mi, do, sol, do, mi, do. Poi col mi, sempre sol, ma sol diesis, sol, si, mi, si, sol, si, mi, si. Poi la, fa, vedete? Mi, la, do, la, mi, la, do, la. Questo è il tipo di triade e di movimento che facciamo, di arpeggio che facciamo, no? Contando, quindi, a mano, quindi un, due, tre, un, due volte qui, un, due, tre. Quindi dal do, sulla sinistra prendiamo al momento soltanto le ottave, quindi
Se volete ripetete o l'ottava oppure questo qui, quindi fate le A. Praticamente la triade è solo una parte, quindi ripetiamo a mano si scioglie nel pianto. Poi la settima, che prendiamo per al momento soltanto il La naturale, il La normale, quindi Mi, La, Do, La, Mi, La, Do, La. Dolce ricordo sbiadito, Re minore, Fa, La, Re, La, Fa, La, Re, La. Vedete, è un secondo rivolto, sono quasi tutti secondo rivolti, no? Anche il Mi è un secondo rivolto. Sempre triadi sono, ma in genere in secondo rivolto, cioè abbiamo il Do, Do, la triade base, poi abbiamo il Mi, il secondo rivolto, poi abbiamo il Re minore uguale il secondo rivolto. Ok? Quindi, ricominciamo. Sol, Do, Mi, 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 con La minore, vedete anche La minore, sarà il rivolto, ok? Ripetiamo da capo. Sol, quando il Sol lo prendiamo così, vedete il secondo rivolto e le ottave di qua, di quando vivevi, Mi di nuovo, vivevi con me, La minore in una stanza, La minore settima, quindi la settima è il Sol, ok? Quel dolce ricordo sbiadito dal tempo. Ecco la settima, di qua prendo La, Do, di qua prendo Do, Fa diesis, La. Dice il Re non lo prendi, non ci interessa al momento. Non c'erano soldi, ma Re minore, triadi, la triade ci serve per poi passare al Sol settima, ok? Sarà il secondo rivolto, Sol, Si. Sì, scusate, Sol, Fa, Sol, Si. Quindi da Re minore a Sol. Quindi ricominciamo da capo, eh. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando. Quest'altra strofa uguale. A mano mi perdi e ti perdo. E la settima, quello che è stato, Re minore ci sembra più assurdo. Sol di quando la Mi notte eri sempre più vera. Re settima e non come adesso. Re minore settima lo farò in questa maniera. Dal Fa diesis passo al Fa. Ok? E non come adesso nei sabato, Sol settima sera, ma... E qui lui, non ci arrivo io con la voce, da quest'ultima strofa, diciamo, penultima, perché poi l'ultima è un'altra, è il finale, da Mi, io la faccio piena e anche l'arpeggio cambio, cioè invece di fare... farò... Ok? Ma da Mi... ci metto anche l'ottava per dare un pochino più suono, diciamo, sonorità. La, Mi, La, Ma,
anche il mi. Na vicino però nasce, metto anche la settima del la. Nascere un fiore nel, qui ritorno come prima nel nostro giardino, che neanche l'inverno la minore settima potrà mai gelare. Può crescere un fiore da questo mio amore per te. Ok, quindi la triade. A mano mia. È più semplice. Quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza. E quindi qui potete fare o così o semplicemente così. A mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato ci sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera e non come adesso nei sabato sera. Ma non è difficile, facendo si può fare tutto quanto anche all'inizio, no? Quando inizia e a mano ti accorgi che il vento. Certo, se vedete Cocciante, lui fa l'accompagnamento accompagnato anche dall'orchestra. Che è molto più bello, chiaramente, però. Con le triadi, come ho sempre detto, si può fare tutto in maniera più semplice, ma si può fare tutto. Allora, dopo questa strofa, che sarebbe la prima, la terza strofa praticamente, c'è uno stacco musicale. Uno stacco musicale che io vi faccio, ma non siete obbligati a farlo, anche perché in questo stacco si passa in tonalità di mi bemolle, ovvero sì, abbiamo tre bemolle in chiave. Ed è la stessa praticamente come l'introduzione, solo che invece di essere in do è in mi bemolle, ed è uno stacco che fa dopo questa prima parte, lo fa l'orchestra insieme al pianoforte generalmente, no? Quindi quando fa può nasce che neanche l'inverno, scusate la mia voce, che neanche l'inverno potrà mai gelare, può nascere. Inizia questo stacco. Prende l'ultima strofa e a mano uguale, vedrai con il tempo lì sopra il tuo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, che torna fedele, l'amore è tornato da te. Allora, se volete fare quest'altro stacco musicale, sappiate che è mi bemolle ed è esattamente in questa maniera, cioè si alterna con il pollice in questa maniera. Quindi da si bemolle, fa, sol, la, sol, fa, mi, dopodiché si naturale, fa, sol, la, sol, fa, mi, dopodiché al do, sol, la, si, la, sol, si, si, la, sol. Torna al si bemolle, fa, sol, la, si naturale, sol, fa, mi, poi si salta al sol, mi, vedete, mi, mi, fa, sol, fa, mi, re, al
alternare e a mano, ok? Sulla sinistra potete prendere il Mi bemolle in questa maniera, quindi, o se no lo prendete così, in questa maniera, Si bemolle, Mi bemolle e Sol, perché poi da qui scenderete al Sol settima in questa maniera, Si Re Fa, quindi. Poi Do settima lo prendete così, Si bemolle, Do Mi. Guardate, questi vanno fatti molto leggeri, io li sto marcando per farvi capire di più, per farveli sentire. Quindi Fa minore, Fa minore lo prendiamo in questa maniera, Do, Fa e La bemolle. Si bemolle questa volta lo prendiamo così, soltanto Si bemolle e Fa. Poi scendiamo sul Si, Sol, quindi da qui a qui, quindi che Do minore, Do Mi bemolle, mentre qui andiamo sul Sol. Dopodiché si salta sul Fa Do, quindi qui La naturale. Do La bemolle. Qui prendiamo la triade e andiamo Mi Fa. Ok? Quindi riprendiamo tutto, Mi bemolle, Sol settima, Do settima, Fa minore, Si bemolle, Sol, Do minore, ancora Do minore, poi Fa, La bemolle Do, che sarebbe un Fa minore, Sol, e a mano vedrai con il tempo. Ok? E quindi l'ultima strofa è identica. Dopodiché, dopo l'ultima strofa, c'è un finale. Anche questo, ripeto, potete evitarlo. Quindi potete fare tutto tranquillamente con queste triadi, perché il brano è tutto quanto in questa tonalità, diciamo, in Do. Quindi il Mi bemolle, perché il finale pure cambia di tonalità. Il finale praticamente diventa il Si bemolle. E praticamente il finale è fatto in questa maniera. Cioè, una volta finita l'ultima strofa, che è a mano vedrai con il tempo lì sopra il suo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, che torna fedele, l'amore è tornato da te. Inizia qui il finale in questa maniera. Ok, questa diciamo è il finale, che ripeto in Si bemolle, quindi cambia ancora come tonalità, si può chiaramente evitare. Come lo faccio io questo finale? Allora inizio con queste terze, che io prendo mano destra e mano sinistra uguale, ovvero Do Mi, Re Fa, Mi Sol, dopodiché riprendo dal Mi Sol, Fa La, Sol Si bemolle, mano sinistra uguale. Poi inizio con il Fa, che posso prendere o l'ottava in questa maniera o l'accordo Do Fa La, così, e qui alterno come ho fatto vedere prima, quindi di qua La Mi, adesso La Re Fa diesis, Sol minore che prendo in questa maniera,
ovvero la diesi, re, sol. Poi di nuovo il do, triade. Di nuovo la mi. Adesso passiamo al re minore. Re minore settima, ovvero da re fa la passo a do fa la, quindi. Dopodiché passo a si re sol. Poi si bemolle re sol. Do settima, do mi si bemolle. E finisco sull'accordo di fa. Ok? Rifacciamolo. Do, quindi do fa, la mi, re fa la. La diesis re sol. Do triade. La mi di nuovo, re minore, re fa la, do fa la, re minore settima, poi un sol, sol minore, do settima e finiamo con il fa, ok? Quindi, riassumendo tutto, abbiamo un'introduzione, abbiamo a mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza non c'erano soldi ma tanta speranza e a mano mi perdi e ti assurdo di quando la notte eri sempre più vera e non come adesso nei sabato sera ma qui passo di un'ottava ma io non ci vado dammi la mano e corri vicino può nascere un fiore nel nostro giardino che neanche l'inverno potrà mai gelare, può crescere un fiore da questo mio amore per te. Poi c'è quest'altro stacco musicale in mi bemolle. Ultima strofa. A mano vedrai con il tempo lì sopra il suo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato che torna fedele l'amore è tornato.
dopodiché il finale in si bemolle. Ok, chiarendo sempre che tutte le parti, diciamo, orchestrali, comunque fatte, eseguite qui col pianoforte, potete evitare, potete sempre, potete fare soltanto le terze. Ok, allora, come vi avevo promesso, vi faccio sentire la versione, come possiamo fare la versione di Rino Gaetano, che è quella poi che ha avuto maggior successo, ed è ancora più facile, perché si evitano quegli arpeggi che possono sembrare difficoltosi, ma si lavora in questa maniera con le triadi. Quindi, e a mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore. Dal tempo di quando vivevi con me in una stanza, non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato ci sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera, e non come adesso ne sa matto sera. Eccetera, eccetera, è tutta in questa maniera. Come si fa? Molto semplice, stessi accordi, ma vedete? E a matriade, e a mano mi accorgi che il vento la soffia sul viso e ti ruba, come prima, solo che invece di arpeggiare io faccio la bella stagione qui. Il mi invece di andarla a prendere qua lo prendo qui, quindi la bella stagione, la minore che sta per finire, la minore settima, vedete? Quindi lo rifaccio, la bella stagione che sta per finire, re settima ti soffia sul cuore, re minore ti ruba la sol settima, e a mano si scioglie nel pianto c'è ricordo sbiadito, re minore dal tempo soldi quando mi vivevi, la minore meno una sta, la minore settima non c'è, re settima non soldi, re minore ma tanta speranza. No, ok, mi sembra che ho sbagliato prima. Comunque molto semplice, forse la più semplice di tutti. E ok, non so che altro dirvi, mi sembra di avervi detto più o meno tutto, scusate come al solito la mia voce, non sono un cantante, è solo indicativa, i cantanti siete voi, io cerco soltanto di farvi vedere come col delle triadi si può accompagnare questo, mi raccomando iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video.